Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di come migliorare sul metronomo. Me l'avete chiesto in tanti, quindi oggi vi voglio dare un primo esercizio. In realtà sono due esercizi, ma vabbè, due esercizi che vi metteranno veramente in difficoltà. Di cosa sto parlando? Allora, praticamente il primo esercizio è un esercizio che soprattutto a bassa velocità è abbastanza semplice e diciamo essere un esercizio di inizio, diciamo. Come si dice? Per riuscire, diciamo, a far meglio il secondo esercizio, che invece ho preso da un metodo di Maurizio dei Lazzaretti. Lo so, sono un po' fissato con Maurizio dei Lazzaretti, però devo dire che per quanto mi riguarda, secondo me lui è uno di quelli che ha fatto i metodi migliori per il tempo. Questo metodo qua di cui vi sto parlando è quello bianco, che si intitola Time Rudiments. Però torniamo un attimo indietro, facciamo il primo esercizio. Allora, ci mettiamo il metronomo ad esempio a 100, vedete voi la velocità. Dobbiamo fare due battute di quarti normali, quindi dovremo suonare insieme perfettamente al metronomo senza fare flam e suonare quindi il battere per due battute. Le due battute dopo suoneremo solamente il levare, quindi due battute di battere, due battute di levare. Aumentiamo un po' la velocità, 150. Ok, qui andate pure su finché volete come velocità, ma in realtà secondo me non è così importante andare velocissimissimissimi qua. La cosa importante qui è che sì, andiate insieme al metronomo quando dovete essere in battere, ma pensate soprattutto bene al levare, perché in quel caso dovrete cantarvi o comunque pensare bene alla pausa che ci sarà in battere e suonare il levare. Ovviamente più andate su di velocità e più la vostra mente dovrà essere veloce. Il consiglio che vi do è una cosa che ho sentito da Steve Smith: quando fate questi esercizi sul tempo, di non aiutarvi con le gambe, cioè non tenetevi il tempo con le gambe ma state fermi, perché così la vostra mente dovrà funzionare di più. Il secondo esercizio invece è proprio quello di dei Lazzaretti. Praticamente facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, ma al doppio della velocità. Quindi adesso stavamo suonando i quarti e gli ottavi sul metronomo, ora suoneremo gli ottavi e i sedicesimi. Il metronomo ovviamente rimarrà in quarti, però attenzione, come li suoniamo? Suoniamo gli ottavi e poi il levare degli ottavi, in pratica, che sarebbero il secondo e il quarto sedicesimo. Poi tanto comunque ci sarà il PDF, ragazzi. Una cosa che potete fare è quella di andare qui sotto, scaricarvi il PDF e poi guardare il video, così almeno avete il riscontro cartaceo, diciamo. Se noi paragoniamo ottavi e sedicesimi, i due ottavi saranno nei sedicesimi il primo e il terzo. Poi dovremo andare a suonare gli altri sedicesimi, quelli che rimangono, cioè il secondo e il quarto. Vi faccio sentire. Partiamo molto lenti, tipo 60 di metronomo, e poi pian pianino andiamo su. Allora, ottavi e sedicesimi completi è così. Adesso vi suono gli ottavi normali, perché gli ottavi rimarranno così nell'esercizio. I sedicesimi invece vi suonerò più forte, quelli in levare. Successivamente dobbiamo riuscire a eliminare le ghost che stavo facendo con i sedicesimi, così. Magari è tempo. Io sto facendo tutti questi esercizi con destra, sinistra, sempre in qualsiasi caso. Partite facendoli solo con la mano destra, poi solo con la mano sinistra e poi tutte e due insieme, destra, sinistra. Ve lo faccio sentire un po' più veloce, prima solo con la destra, poi solo con la sinistra, poi tutte e due insieme. Proviamo a 100. Andate su di velocità finché riuscite. Qui più andate su di velocità meglio è, però pensate sempre prima alla qualità dell'esercizio, a come viene l'esercizio, non fatelo a caso. Proviamo a 150.
Come avete visto sul 150 io ho fatto due battute in battere e due battute in levare. Perché? Perché poi va bene, nel PDF vi scriverò bene tutto. Questo sarà da fare per ogni velocità con una battuta in battere, una battuta in levare, due battute in battere, due battute in levare, quattro battute in battere, quattro battute in levare. Se qualcosa non è chiaro basta che mi scrivete qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace. Mi raccomando ragazzi, fatelo, perché questo è un esercizio che vi cambierà la vita veramente. Cambierà il vostro modo di sentire le cose. Sentirete che gli altri corrono sul tempo, se sono indietro. Sentirete veramente tante tante cose se lo fate bene. Magari vi farò poi anche un video per farvi vedere come applicare questa cosa sulla batteria, perché io questa cosa la applico un sacco sulla batteria, la faccio anche con la cassa, cioè ci sono un po' di cose, quindi magari vi faccio un video poi dove vi faccio vedere la stessa cosa applicata sulla batteria. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e andate qui sotto in descrizione a scaricarvi il PDF gratuito e a leggere l'articolo sul sito Gastium. Ciao!